Ionoflur Praxis Master White Smile 3. 3 apparecchi in uno per lo sbiancamento dentale biologicamente compatibile, profilassi orale, prevenzione della carie. Lo sbiancamento dentale avviene con la penetrazione dello ione ossigeno nella sostanza organica interprismatica. Ciò è dovuto al passaggio di una corrente galvanica a bassa intensità che degrada le sostanze colorate penetrate con i cibi e bevande per osmosi dalla saliva. Lo ione ossigeno provoca la loro scolorazione, determinando lo sbiancamento dei denti. La tecnica di sbiancamento dentale è eseguita seguendo vari passaggi. Visita del paziente per controllare la situazione dentale. Lo sbiancamento presuppone una situazione dentale con assenza di patologie. Se presenti, procedere al loro trattamento. Determinazione del tipo di discromia, esogena o endogena. Se esogena, può richiedere solo alcune sedute a distanza di 8 giorni. Se endogena, non interessante la zona cervicale del dente, richiede un numero maggiore di sedute. In ogni caso, sarà necessario eseguire una seduta di decolorazione a distanza di 3-4 mesi. Si isola la gengiva con la diga liquida fotopolimerizzabile, Gingival Barrier. La rimanente zona orale si può proteggere con il gel protettivo, spalmandolo con le apposite spatoline. Si procede all'isolamento, con rotoli di cotone, della zona vestibolare e linguale. Si può utilizzare la diga di gomma. Unendo la polvere contenuta nei vasetti con il liquido presente nella siringa White Smile 3, si ottiene la miscela di perossido di idrogeno sbiancante, che viene distesa, dopo essere stata miscelata, sullo smalto dentale. Si fa trattenere in mano l'elettrodo metallico rosso. Si inumidisce una spugnetta che è poi infilata sui denti dell'arcata dentale. Sulla spugnetta si applica il porta impronte con elettrodo, che nel frattempo è stato inserito sullo spinotto nero dell'apparecchio. Accendere l'apparecchio. Accertarsi che sul display appaia la dicitura negativo, agendo sul pulsante Polarity. Agendo sul pulsante MA Intensity, si aumenta l'intensità del passaggio di corrente. Il paziente deve avvertire solo un leggero formicolio in bocca o in mano, secondo la sensibilità dello stesso. Regolare il timer step sul tempo relativo all'intensità desiderata, da 5 a 20 minuti. Iniziare a far passare la corrente agendo sul pulsante Start Timer. All'inizio dell'erogazione, l'apparecchio fa salire lentamente l'intensità di corrente, per poi, alla fine, farla scendere altrettanto lentamente
per non dare fastidio al paziente. A trattamento concluso del tempo impostato, l'apparecchio si ferma automaticamente e si preme il pulsante stop. Si toglie il collegamento, porta impronta, rotoli di cotone, le varie protezioni e si fa sciacquare con acqua tiepida. Se si devono eseguire più applicazioni, si consiglia di alternarle con l'uso del perossido di carbammide senza aggiunta di polvere attivante. Tale uso assicura, oltre allo sbiancamento, brillantezza e idratazione dello smalto dentale. Si applica sui denti il gel di fluoro che si lascia per qualche minuto. Si può anche eseguire un'applicazione dello stesso gel usando la ionoforesi. In questo caso, sul display farà apparire la dicitura positivo.